intervista a Benedetto Della Vedova, che è radicale di formazione, oggi è sottosegretario degli esteri, credo adesso praticamente in Parlamento in un gruppo misto stai in questo momento. Ecco Benedetto, qua siamo riportati in questa effervescente, diciamo così, alcova, nel senso che in qualche modo è un concentrato di amori e di umori radicali, in cui in questo periodo ci sta un po' di maretta, diciamo, di emozioni contrastanti. Tu nella tua memoria, ecco, quando militavi in questi ambienti radicali, Torre Argentina eccetera, ecco, all'epoca accadevano queste cose? Ma è sempre stato un mondo molto vitale anche da un punto di vista congressuale, quello radicale. Anch'io, anche a me è capitato di lanciare una sfida per la segreteria di un soggetto radicale nel 2003, di perdere con onore, ma di perdere come è sempre capitato quando si entrava in rotta di collisione con Marco. L'effervescenza c'è stata, le discussioni, le liti sono sempre state, evidentemente però quella era la stagione del Partito Radicale di Marco Pannella. Qui si apre la stagione dei radicali senza Pannella, che devono, credo, discutere, capire, decidere su se e cosa fare in futuro, non tanto singolarmente ma insieme. Mi auguro che la discussione sia su questo, cioè se e cosa fare insieme. Tu come la vedi? Oggi la stampa si è molto, diciamo, sperticata in descrizioni, le due o anche tre fazioni, i quarantenni, i depositari dell'eredità, e poi c'è questo outsider, non outsider, che è Giovanni Negri, insomma in qualche modo un ritorno con la Marianna e così via. Ecco, secondo te queste forze in campo sono correttamente descritte, sono reali, o forse è un po' un eccesso? Ma ormai diciamo che quello che c'era sui giornali di oggi è già vecchio, adesso si aprirà la discussione e si capirà, e poi si arriverà alla fine del congresso e lì non sarà più una questione di retroscena ma della scena e di chi la conquista. Una tua opinione, diciamo, se ti senti più o meno vicino o più o meno lontano a qualcuno, perlomeno al gruppo dei cosiddetti quarantenni che sono interventisti tra virgolette nell'agone politico, oppure al gruppo, diciamo, più vicino a Marco, così insomma si dice Marco, soprattutto negli ultimi tempi, che non vuole partecipare a nessun tipo di competizione elettorale? Ma vediamo cosa si discuterà. Io sono ininterrottamente iscritto radicale dal 92 e sono più che interventista, insomma. Per quello che posso fare, faccio dentro il Parlamento, dentro la politica istituzionale, e credo che lì si possano fare cose importanti da radicali. Poi nessuno dà la patente a nessun altro, naturalmente, basta l'iscrizione. Quindi credo che si debbano affrontare due temi: Pannella, la sua eredità, la sua memoria, dare futuro alla memoria di Pannella, e poi decidere anche se, come io penso, ci sono in questo salto che bisogna fare, ci sono temi che i radicali hanno il dovere di portare al centro della vita politica italiana ed europea quantomeno. Uno spot sulla tua proposta di legge per la legalizzazione della cannabis, che in qualche modo, se mi consenti, è un po' anche la prova di un successo tra virgolette dell'interventismo radicale, cioè dell'attività istituzionale dei radicali. Che appuntamenti sono a breve, prossimamente? Questa è l'iniziativa promossa da un radicale con un disegno di legge firmato da un altro radicale, che è Giacchetti, che sta avendo un successo che va molto al di là dei radicali, naturalmente, e questo è essenziale che sia. Forse non ci sarebbe stata senza qualche radicale in Parlamento. Adesso, a partire dalla ripresa, dalla prossima settimana, si comincerà a affrontare di nuovo il testo in commissione perché torni in aula per il voto finale. Non abbiamo fretta, ma siamo determinati ad arrivare in fondo e a evitare
che la cosa si spenga lì. Dopodiché sappiamo che è la maggioranza che decide, che per approvare anche alla Camera questo disegno di legge ci farà un voto in più di quelli contrari. Grazie Benedetto.